Daniele Lacorte, Il coraggio di Cion, la vera storia del partigiano Silvio Bonfante. Ecco, siamo alla prima ufficiale, potremmo dire, presentazione di questo nuovo volume che torna a parlare di resistenza, ma torna a analizzare anche una figura meno nota forse alle cronache e al pubblico di questo particolare mondo della resistenza. Grande emozione innanzitutto perché il pubblico che sta ed è presente a questa iniziativa veramente non può che commuovermi. La figura del Cion non è una figura di secondo ordine, anzi direi che è una figura di primo ordine. E la sua tragica fine, stando ai sondaggi, alle interviste, allo studio di quei pochissimi documenti che sono riuscito a trovare grazie all'Istituto Storico della Resistenza dell'Età Contemporanea di Imperia, cioè l'avevano messo in ombra. È inutile, sono passati 70 anni e ora anche di dire e di raccontare certe verità in maniera anche semplice per far avvicinare più lettori possibili alla storia contemporanea. Silvio Bonfante, il Cion, è stato uno dei grandi condottieri, sicuramente il più grande guerrigliero, il più grande partigiano che abbia visto la nostra Liguria e il nostro Piemonte. E ce ne sono state tante figure di tra virgolette banditi che hanno fatto e hanno costruito questa nostra Repubblica, ma Silvio Bonfante ha fatto una tragica fine, una fine che ha dimostrato il grande coraggio che questo ragazzo, perché dobbiamo chiamarlo ragazzo, è morto a 23 anni, è morto suicida. Beh, è logico pensare come nel 1945, dopo la liberazione, un suicida, nonostante un coraggioso, nonostante un grande condottiero, non fosse visto di buon occhio, non fosse da far assurgere agli altari della patria, né da parte della Chiesa Cattolica né da parte della Chiesa Comunista, che in quel momento più di altre aveva interesse a propagandare insieme agli altri partiti chiaramente che avevano fondato questa nuova Italia. Insomma, diciamo che è stato un po' superato da altri personaggi che non erano sicuramente degli strateghi, che non erano sicuramente dei valorosi combattenti. Anche se si è tolto la vita ferito per non cadere nelle mani dei tedeschi. Per non cadere nelle mani dei tedeschi, ma soprattutto per non far cadere i suoi uomini, per quanto lui ha visto che ormai erano accerchiati, che la spia aveva comunque fatto il suo corso ed era riuscito a metterlo in trappola, nonostante, tenete presente, che aveva una taglia su di sé che era quasi 1 milione di lire, e 1 milione di lire nel 1944 non erano spiccioli. Presidente Natta, in questa sala dove c'è il gonfalone della provincia decorato di medaglia d'oro al valore della resistenza, la presentazione di un libro che di resistenza parla e anzi di un personaggio assolutamente particolare, il comandante partigiano Cion, Silvio Bonfante. È un appuntamento importante, io ringrazio Daniele Lacorte e l'Istituto Storico di aver chiesto il patrocinio e l'ospitalità della provincia per presentare questo volume che svela alcuni dettagli particolari di una storia importante, quella di uno dei capi della resistenza imperiese, una delle 6 medaglie d'oro che si uniscono alla medaglia d'oro della provincia di Imperia. E un anno fa noi ricordavamo proprio in questa sala il 35esimo anniversario da parte della consegna della medaglia d'oro alla provincia di Imperia da parte del Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Oggi siamo di nuovo qua con le autorità e con tanti amici, tanti cittadini, dei partigiani a ricordare una storia importante, quella del Cion, e non solo, a cercare di trarre da quella storia un insegnamento per il presente e anche un insegnamento per il futuro. Insieme alla presentazione del libro avremo modo di ammirare un dipinto molto significativo che vuole sancire un legame tra un passato importante e un presente che rappresenta a volte dei drammi analoghi e simili a quelli di quel passato. Importante ricordare, non solo l'esercizio del ricordo non è solo fine a se stesso, ma può essere e deve essere un insegnamento per il presente, una lezione e anche un esempio per costruire il futuro.